Signor Presidente, Governo, colleghi deputati, le leggi sono destinate al popolo, ma questa legge è destinata solo alle prime pagine dei giornali. Succede quando la irragionevolezza e la smania di protagonismo si trasferisce agli alti gradi delle istituzioni. Eppure da parte dei giornali non arrivano notizie compiacenti, apprezzamenti benevoli nei confronti di questa annunciata legge. Proprio ieri il quotidiano La Sicilia, fra i più diffusi dell'isola, scriveva nel suo editoriale del direttore: l'abolizione delle province sembrava una urgente medicina, ma è solo una pillola per illudere l'ammalato Sicilia. La soppressione delle province, l'abbiamo detto, è solo una trovata inventata per la politica spettacolo. Una trovata che serve a Crocetta per dire: vedete, facciamo sul serio la rivoluzione, noi non giochiamo mica. Quando si fa una legge, assessore Valenti, si fa prima un'analisi di impatto che giustifichi l'obiettivo che si vuole raggiungere con quella legge, con quella riforma. Un'analisi di valutazione socio-economica, di efficienza, di efficacia, di equilibrio e di armonia istituzionale. Invece questa riforma è voluta e giustificata per la riduzione delle spese, senza mai fare un cenno alla qualità dei servizi pubblici in termini anche di modernizzazione. E dove sta il risparmio, ci chiediamo noi, se tutto viene trasferito dalle province ai liberi consorzi, immobili, personale, debiti, funzioni? Come si fa a parlare di risparmio? Dove sta la convenienza sul piano economico e finanziario? Questo mostro giuridico è figlio di molti padri, è tenuto a battesimo da alcuni consulenti quaraquaquà del diritto che pretendono di imporre l'equazione riforma uguale efficienza. Le conseguenze? Si smantelleranno le circoscrizioni amministrative provinciali rispetto a quelle prefettizie, si creeranno i veti incrociati fra i comuni più grossi, si lasceranno i piccoli comuni abbandonati alle pretese dei grandi, si scaricheranno sui comuni i debiti accumulati dalle province e l'adempimento dei compiti impossibili, si complicheranno i congegni per rendere ingovernabili le assemblee dei sindaci. Vi pare poco? Le province, si è detto, sono enti inutili. No, no, ce lo ha detto lei, assessore Valenti, in un momento di sincera confessione. Sono enti derubati da competenze e funzioni trattenute dalla Regione, una sorta di appropriazione indebita, insomma, operata negli anni per continuare a gestire poteri, clientele e inefficienze. Ecco dunque svelata la verità della vera causa del fallimento della prova. Le province sono utili, ma la Regione le ha volute rendere inutili per crearsi l'alibi. Non decollano le tre aree metropolitane e la colpa viene addebitata alle province, quando poi sappiamo che è stata la Regione a rifiutarsi di applicare le norme di attuazione. Avete voluto smantellare un'istituzione che per oltre un secolo e mezzo ha garantito l'equilibrio fra i comuni da un lato e lo Stato e le regioni dall'altro. L'avete smantellata la istituzione provincia in una furia cieca e giacobina, senza però sapere come sostituirla. Chi pagherà, governo Crocetta? Chi pagherà le conseguenze di questa vostra scelta scellerata, signori del centro-sinistra? Saranno i cittadini per primi, i sindaci dopo. Quando fra 8-10 mesi i sindaci dell'isola non potranno più contenere l'ira dei cittadini, perché nessuno ripara più la strada provinciale, perché nessuno fa più la manutenzione alle scuole superiori, perché nessuno assicura più il trasporto degli alunni disabili, quando si comprenderà che l'incremento della spesa corrente in conto capitale verrà a gravare sui bilanci dei comuni, avrà effetti devastanti sugli equilibri gestionali rispetto al limite invalicabile del patto di stabilità interno. Quando si capirà che le spese di mantenimento del patrimonio provinciale, che verrà suddiviso fra i comuni, comporterà l'acquisizione di debiti assolutamente insostenibili per i comuni stessi.
quando nessuno garantirà più l'assistenza agli audolesi, quando i sindaci verranno a consegnare le fasce tricolori al dirimpettaio Palazzo d'Orleans, solo allora apparirà chiaro e lampante l'imbroglio di questa legge. Ma nulla importa, bisognerà poter far dire a Crocetta davanti alle telecamere che la rivoluzione è fatta, che le vecchie e costose province non ci sono più, che i costi sono stati largamente ridotti, che gli oppositori del centrodestra sono i conservatori, nemici di ogni riforma, quelli che vogliono che nulla cambi, che il centrosinistra è sinonimo di riformismo, di novità, di crescita, di progresso. E poi, dopo le TV locali, Crocetta dirà le stesse cose nello studio romano di Giletti, con la stessa enfasi, con la coscienza presa a prestito, come si fa per una maschera di carnevale. Se aveste avuto un minimo di umiltà, avreste potuto fare vostra le proposte di riforma contenute nei vari disegni di legge presentati dai gruppi del centrodestra. Minori costi e maggiori competenze per le province. Sarebbe bastato da un lato ridurre il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori ed eliminare ogni forma di indennità e dall'altro trasferire alle province competenze e funzioni che impropriamente continua a detenere la regione con costi onerosissimi. Tutto questo senza sacrificare il diritto al voto di milioni di siciliani che d'ora in poi non potranno più scegliere chi dovrà governare il loro territorio di area vasta. Persino le aree metropolitane delle tre maggiori città potevano essere garantite con la sola piena applicazione degli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 9 dell'86 tuttora vigente. Avreste evitato un conflitto perenne fra i comuni e avreste potuto partecipare lo stesso ai bandi comunitari PON e città. E già, perché la legge parla di città metropolitane o di aree metropolitane. Non è detto che l'area metropolitana non potesse essere candidata a gestire, a partecipare ai fondi comunitari. I quali fondi, va detto colleghi, va detto una volta per sempre, per sconfessare questo mito che è stato realizzato in questi mesi. I finanziamenti, si è detto per chiarezza, ammontano a circa 80 milioni di euro per tutti i 6 anni. Del PON città metropolitana. Significa 40 milioni in meno di quanto ha dato il governo alla città di Catania per evitare il dissesto, 120 milioni in meno di quanto ha dato il governo alla città di Palermo e 40 milioni in più di quelli che aveva promesso il governo alla città di Messina e che non ha mai dato. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Avete cancellato in un solo colpo la più importante e innovativa riforma elettorale della Sicilia, la elezione diretta dei rappresentanti dell'ente intermedio. E avete catapultato la Sicilia indietro di 60 anni, onorevole Cracolici, quando con la legge regionale numero 16 del 57 si stabiliva che i vertici dell'ente intermedio venivano eletti col sistema di secondo grado. 60 anni indietro, altro che progressisti, alla faccia del riformismo, della democrazia e della partecipazione popolare. Se fossimo animati da cinismo potremmo dire ai deputati di centrosinistra: bravi, continuate così, siete i nostri migliori alleati. Il Partito Democratico è al governo di questa regione ormai da oltre 4 anni, 3 anni con Lombardo, 1 anno e mezzo con Crocetta. Avrebbe potuto promuovere un vasto progetto di riforma istituzionale e invece, dopo essere da oltre 4 anni al governo della regione, il Partito Democratico subisce l'iniziativa estemporanea di un governatore e si riduce a fare da paciere e mediatore tra i capricci di Crocetta e l'esuberanza incontenibile di Cracolici. E l'UDC, il partito che avrebbe dovuto richiamare la propria azione al pensiero sturziano, all'autonomismo municipale, al protagonismo del cittadino elettore, arranca stancamente col fiatone, ansimante sui tornanti di una riforma destinata a fallire prima ancora di nascere. I colleghi del gruppo 5 Stelle, contrari da sempre all'ente intermedio e perciò meritevoli di apprezzamento
anche se non è condiviso il loro progetto, potrebbero mai votare a favore di questo disegno di legge che moltiplica gli enti intermedi e moltiplica i centri di costo? Io mi rifiuto di pensare che i colleghi del Movimento 5 Stelle possano prestarsi a questa ignobile manovra. Concludo, signor Presidente. Questa legge è condannata all'orfanotrofio. Sì, perché sarà senza padri quando, fra qualche mese, chi l'avrà oggi votata sarà costretto a prenderne le distanze, a disconoscerla per non assumersi la responsabilità degli effetti devastanti che produrrà. Questa maggioranza parlamentare di centro-sinistra si accinge a votare sotto il ricatto di Crocetta, il duplice ricatto, quello del rimpasto in giunta e quello della nomina dei direttori sanitari. Nulla di nuovo sotto il sole, mi verrebbe da dire, sotto il sole di una finta rivoluzione che diventa l'alibi per la peggiore politica clientelare che questa regione abbia mai conosciuto nella sua settantennale storia autonomistica. Assumetevi la responsabilità di ciò che fate, ma non condannate il popolo siciliano ad ulteriori indicibili sacrifici. Grazie, onorevole Musumeci.